Ierlo partì sul do, che periodo? Del 22? Me per mia fortuna lo sto due volte rivedibile, rimandato, ah, ecco. Per colpa che è da basta di torace. Ecco, ecco. Allora siamo partiti, siamo al 43, siamo al 24 del 43 di maggio. Capito. Ebbi la fortuna che i paragli erano in fronte di guerra, erano fuori la prigionia, cantone la prigionia a Brennero. Ecco, ecco, chiaro, erano che... Che colpo? Al primo Alpini. Al primo Alpini, ecco. E lì do due a chiusa Pesio? A chiusa, due a Vierlo? Prima, quando siamo partiti, siamo andati a Montvicoli, al distretto del primo reggimento. Ecco. Poi da Montvicoli siamo andati nei paesotti d'intorno, perché ho potuto e poi appena che siamo stati un po', siamo andati al Brennero, no? Ecco. Lì, perché... E mi andava, siccome dopo andai sul fascio, noi siamo stati contrari ai tedeschi, mi sono nato, non sì. Come queste gene. No, no, ma comunque è. E allora gli ufficiali, i capitani, volevano dire, guarda che, insomma, noi ci sto tanto, ma ci avevo da andare a Brennero, però, insomma, noi mica in vera incontro, ne manca che avevo da andare incontro. Non lo so. Lì era dopo l'Ottember. Era dopo il 25 di luglio che ha detto il fascio. Ah, ecco, ecco, ecco. Allora siamo andati lì, io scampavo, siamo all'Alto Adige, no? Sì. Io scampavo da una porta e i tedeschi scampavano dall'altra. Ma se vuoi, se vuoi su a Saline Lur o noi oggi, che tu vai su a fronte a loro. Notizia era poca. Quando che lì l'8 settembre, lui ci contatto, io sei l'armistizio, finì la guerra, il capitano fa ragazzi, la guerra comincia ora. A so che a un'ora è il mio ordine che è l'armistizio, dopo le 10 ore. Prima di mezzanotte c'è di ordine di agire con chi agiva con noi, ma sono nati insieme con noi. Gli americani, gli erano i russi, gli inglesi, gli erano i tedeschi, sono nati mica io contro. Allora. Sono stato lì, arrivo a pieno in ordine. Se andiamo pieno in ordine, cosa fai? Insomma, tiro su al collega, stiamo un po' più alto, il capitano mi ha fatto. Ma cosa ha fatto? Senza ordine, sono penale. Io ho l'ordine di reagire con chi agiva con noi, fra lì. Se mi andò su, mi diceva, andiamo a Svizzera è nel terrore. Andiamo a Svizzera, andiamo a Bolzano, dove si era scappato un tempo pericoloso. Era il sergente maggiore, che era fuori contrabbandiero, so quando si passava, era un po' pericoloso. Però si è tumato in con l'altro. E gli tanti, nella Svizzera, e io mi fermo a mangiare lì, al barracco del Quinto Alpino, lì, su Merang. Da Merang c'era 3 chilometri, dove il barracco del Quinto Alpino. E io mangio, e poi deciso su porte per Salino, mi aveva paura perché partiva il vertice, mi aveva passato in posto, c'era una rocca sotto, ma mi va. A quello che lui, la radio trasmetteva i bulletini, i messaggi, mi sa che dire, senza me spiego. Sì, sì, sì. Trasmetteva che la guerra era finita, che una moglie eravamo nelle mani degli alleati, che quando mi tenere il buon ordine, cercare di recuperare le armi per me, che... e tutte queste cose lì. Allora il capitano e il sergente ci sono che c'è chi era, ma allora sei parlato, se veramente siamo in mani alle armi, cosa non mi fa? Sto ma sì, e vai. A Cule, che fossi discorsi lì, che sentivo il fuoco per l'amicizia, sì. Io arrivo a 3 persone. A se qui si vede due tedeschi o un borghese o due borghesi e un tedesco, so che io due una cosa e di notte. E chi vuole parole ti fa la radio, no? Ecco. Io sono lì per tenere il mondo, io deposito le armi per non essere in casa, ogni due anni mi hanno stai qua, la guerra mi è finita, e ho visto, tu ci contai. Gli anziani, tu ci mi hai giù, ma qui ci sono 5-6 anni. Già. Chi ha piosto la cenghia per ricordo, chi ha piosto... Insomma, partì dal barracco e andò verso
a Merano. A Merano. E gli ufficiali, i sottufficiali hanno lasciato la pistola di onore alla disarmoia, tranquillo, c'è il fis. Arrivando all'insieme della stroca, fa Merano, Bolzano, prova su una montagna, non so niente, gli autoblinde tedesche che ne aspettavano. Ah, sì. E in avanti, adesso noi non arriviamo in mezzo, tutti completi, una compagnia, 200 passavamo, no? Tutti, gli ufficiali insieme a un cognio, ufficiali e sottufficiali. Ecco. E oggi fanno girare con gli autoblinde, boom, non è possibile scappare. Il capitano, adesso mi rispira anche uno, il capitano piangeva come una masnoa quando gli faccio, ragazzi, siamo stati traditi. Infatti hanno tradito. Già. Sono i tedeschi, sono gli italiani. Sì, che, sì, sì. Hanno tradito. E lui lo fa coraggio, dice, porta via i miei uomini da Grecia, porta via quelli che è uscito da Russia, e sì, siamo stati presi, di tradimento. Piano, in una maniera... Quindi, andiamo in Germania, allora... Mi ha visto un po' tutti, della fama, ecco. Del sai, del tutto. E lì, l'hanno carriato in cima di treno, l'hanno portato in treno, Germania. Abbiamo fatto andare a pe, da Merano a Bolzano. Ecco. Poi a Bolzano carriato insieme al tradotto da bestia, no? Sì. Che io devo, più erbi, gli anziani, devo, cavalli 8, uomini 40, non imparai forse. E lì ti sto, se tu giovi ben giusto, allora ti sto, se no ti sto vedendo. A un fine a Bolzano lasciano ancora libero tanto spazio, 20 cm di sportello. Arrivando a Brennero, perché siamo entrati usciti tedeschi, e quando mi sono bloccato lì, sono dritto. Ne vai, vieni a mangiare i tuoi bisogni, ma poi lì, dopo. Ma sono detto,